Amici Granata, buonasera e bentornati ad Academy Tour, il nostro consueto viaggio attraverso tutta l'Italia, ma non solo, per scoprire tutte le realtà calcistiche che hanno deciso di legare il proprio nome a quello della Torino FC Academy, questo progetto nato e portato avanti da Teodoro Coppola. Allora, siamo in Val d'Aosta a Fenis, a casa del Fenusma, una società importante che nasce nel 2001, anche se dopo una serie di partnership con altre realtà locali fonda il proprio nome odierno dal 2008. Andiamo subito a entrare nel dettaglio, partendo ovviamente come sempre dal presidente Fabio Serise, che ci racconta un po' quella che è la storia di questa società, ma non solo, andremo a scoprire anche un giocatore ex Toro cresciuto nel nostro vivaio, che però è proprio di qui, di Fenis, abitava a due passi da questo campo e ha iniziato a giocare proprio in questa società. Andiamo ad ascoltare dalla voce del presidente di chi si tratta. Ora siamo nati nel 2001 solo come squadra di prima squadra, terza categoria. I primi due anni siamo arrivati secondi in classifica e poi il terzo anno siamo saliti di categoria, siamo andati in seconda. Dopo quattro anni siamo saliti in prima categoria, categoria che abbiamo ancora adesso. Nel 2003-2004 abbiamo cominciato con qualche squadra di settore giovanile. Poi nel 2006 abbiamo fatto la fusione con le Nonus Lapis, una squadra di Nus, ed è diventato Fenusma 2006. Fenusma perché ci sono i comuni di Fenis, di Nus e anche di Saint-Marcel. Nel 2006 abbiamo fatto il primo passo, che è rimasta la prima squadra Fenis e il Fenusma settore giovanile. E alla fine nel 2008 abbiamo proprio fatto il Fenusma unendo tutto, così abbiamo prima squadra e settore giovanile del Fenusma. Siamo partiti con l'inizio circa 70-80 ragazzi, adesso siamo arrivati circa un 160 ragazzi più la prima squadra. Ma abbiamo conosciuto il responsabile dell'Academy, Teodoro Coppola, che ci ha presentato questo progetto. Diciamo, è stata subito una stima reciproca e quindi con l'obiettivo di formare degli allenatori e di crescere come società e come numero di tesserati, abbiamo deciso di fare questo matrimonio col Torino, cosa di cui siamo molto, molto soddisfatti. Sergio Bessia ha giocato nel vecchio Fenusma, poi a 12 anni è andato a Torino facendo il settore giovanile del Torino molto bene, ha anche una presenza in Serie B nel Torino, poi è andato alla Spal in Serie C fino a poi arrivare al Chievo in Serie B, Serie A e diventare quello che è diventato oggi, un grande campione. Come abbiamo ascoltato dalle parole del presidente Fabio Serise, si tratta ovviamente di Sergio Pellissier, il ragazzo di Fenis, cresciuto nel Fenusma prima di approdare al Torino, dove ha giocato in tutto il settore giovanile per poi sbocciare in Serie A con la maglia del Chievo, dove ha segnato oltre 100 gol. Passiamo oltre, però andiamo ad ascoltare Andrea Florio, che è il responsabile del settore giovanile del Fenusma, perché è uno degli artefici proprio di questa partnership con la Torino FC Academy. Lui infatti è un vecchio cuore granata e non solo, perché è legato alla nostra società anche da un particolare. Andiamo a sentire da lui qual è questo particolare. Il presidente aveva intrapreso una collaborazione con la Sampdoria e la società era affiliata con la Sampdoria quando io sono arrivato ad operare in questa società, anche per una questione di colori sociali, perché i colori sociali della nostra squadra penso che siamo gli unici in Italia, sono il blu cerchiato insieme alla Sampdoria, quindi c'era questa affiliazione per diciamo compatibilità di maglia. E però nel mentre il presidente sapeva che io avevo dei buoni rapporti con Silvano Benedetti, che è responsabile della scuola calcio del Torino, tra l'altro volevo evidenziare le qualità di Silvano Benedetti come tecniche e umane, e avendo questo buon rapporto il presidente mi chiese di se era possibile fare una affiliazione col Torino. Combinazione in quel periodo, Teo Coppola iniziava i primi approcci con le società da affiliare, ci mise in contatto appunto Benedetti
E abbiamo avuto 3-4 incontri, e ci siamo piaciuti, come dice sempre Teo, e alla fine è andato in porto questo progetto, che è un progetto molto valido e interessante. Non solo Andrea Florio, ma anche Nando Statti, uno degli istruttori del FENUSM, è stato tra gli artefici di questa decisione di legare il nome appunto del FENUSM a quello della Torino FC Academy. Lui che in questi oltre 2 anni di affiliazione ha imparato davvero tanto, è cresciuto e ce lo spiega dalla sua voce. Beh, sicuramente abbiamo avuto così degli insegnamenti molto interessanti e molto validi. Sapevamo, perché avevamo noi che abbiamo proposto questo discorso qui, abbiamo scelto proprio l'Academy del Toro, perché l'Academy del Toro rispetto ad altre Academy punta più sulla qualità del lavoro che non semplicemente sul numero delle Academy, ecco. E abbiamo analizzato un po' tutto, perché avevamo avuto una precedente esperienza con un'altra Academy che non era andata nel migliore dei modi. Quando, dopo i primi colloqui con Teo, abbiamo capito che questa era l'Academy che faceva per noi, che avevamo la possibilità di migliorare le nostre conoscenze e le nostre capacità, e così e migliorarle per tutti gli istruttori della società, ecco. Ma sì, diciamo che io degli istruttori sono praticamente il più vecchio, dunque anche nonostante i miei tanti anni così di esperienza, non avevo mai vissuto una cosa di questo tipo. In passato avevo fatto anche delle cose di questo tipo, ma intense e così valide non le avevo mai fatte, ecco. Bene amici Granata, anche per oggi è tutto da Academy Tour. Vi salutiamo da queste splendide montagne della Val d'Aosta, salutiamo gli amici del FENUSM, quindi mi raccomando, prossima settimana sempre sintonizzati su Torino Channel, ma intanto continuate la visione dei nostri programmi, sempre Sky canale 234. Ti è piaciuto questo video? Allora iscriviti al canale e metti like a questa news. La Press Video, l'immagine in prima linea.